Mi sono mancato sto weekend. Mi siete mancati pure voi, belli di casa. Però devo dire, sono stato nel chill. Mi serviva un po' di chill post-toti, onestamente. Un weekend di chill post-toti ce n'avevo bisogno. 15 giorni che schippo, poi sono martedì e sabato. Vero, nona? Solo martedì e sabato. Poi ogni tanto capita, a me per giorno non più, ma che ce frega. Cinesina! Quanto sei bella! La tazza di te, nona, dammi 5. Golden Retriever americano. Dammi 5. Dammi 5. Andiamo ad aprire due pacchettini. Allora, regà, una roba in più. Da prossima settimana, guys, farei ritornare il me fate voi il team. Lo possiamo fare tipo di mercoledì. Però adesso abbiamo una cifra dei soldi. Non c'ho più un cazzo da comprare. Non c'ho più un cazzo da fa. Adesso posso investire i soldi per fare contenuti insieme. Quindi, ah, regà, gli 84 stanno altissimi. Oh, Gage. Questo non è male. Allora, un giocatore di 3,85 più. In teoria sto pick dovrebbe essere abbastanza ciotto. O mi sbaglio? Sto Van de Ven, sì, è quello che ha usato Olli alla Melagodo Toti Cup. C'è l'Iro 86-87 più Za. C'era l'Iro 87 più. Ieri mi sono fatto piada la ludopatia. L'ho fatti off stream, sia sul primo che sul secondo account. Non è andata benissimo, ragazzi. Ho trovato Cordoba sul primo, Papen sul secondo. Male, male. Non ci siamo proprio. Allora, vediamo un po'. 20 giocatori, 84 più. Ma chi è? Sancetto. La mini release. Sto coglione. Ma che schifo. Ma poi 87. Ma porco Dio. Tre future star. Ammazza. Guardate chi ho trovato ieri. Erzium non scambiabile. Immaginate che Erzium lo stanno a criticare gli arabi, regà, tipo. Cioè, pensa che finaccia. Walkout sto pacco de merda. Ah. Ok. Ma bello! Nicola Zaleski! L'altro ieri ho trovato sto Cantona. Regà, 2 milioni e 2. E ieri invece ho trovato questo. Due Icon Prime back to back in due giorni. Questo qua alla fine costa sui 300. Oggi si potrebbe fare l'esotica giovanile. Mo che ce penso, ci sarebbe l'esotica giovanile. Vediamo un po'. Allora, se partiamo da Vanderson. Vabbè, Vanderson a me mi viene in mente subito, ragazzi, te piace uno come Vitigna, tipo. Cioè, qui proviamo tutte le future star, secondo me. Molto semplicemente. Quest'oggi si provano tutte le future star che non ho provato. Io prenderei pure lui, regà, cioè. Questo qui che secondo me non è esotico per niente, anzi, però questo pare forte. Questo pare forte, forte. Io metterei a essere, onestamente. Vediamo un po'. No, Mudrik, già ho provato, mi ha fatto cagar cazzo. Poi io ci metterei ovviamente Walcott. Walcott è linkato con Guay. Eccolo qua. Allora, anche perché io vi dico quelli che ho provato. Cioè, quelli che abbiamo provato nella Weekend League di venerdì. A parte che ci potremmo mettere quest'altro che non l'ho minimamente provato. Che è questo. Che c'è via. Sì, però chi cazzo difende? Questo 76 di difesa. 80 di difesa. Questa andrebbe messa forse un centrocampo a 3. Cerchi a T, punta Cantona. Ci sarebbe Giorginio. Giorginio se potrebbe mettere. Giorginio mette un po' a difende, tipo, capito? Poi Cantona io lo metterei per provarlo. Per capire come va la situazione. Sì, mi sa che tocca più a tipo un uno if per fo. Portogallo non ci serve più in realtà. Ma in realtà così, così è linkata, eh. Ma qua possiamo provare pure Nesta. Tempesta perfetta. È una bella squadretta, eh. Esotica, ma non troppo, perché comunque alla fine i giocatori sembrano forti. Metti Alonso al posto di Giorginio. Ma Giorginio è necessario, eh. Aspetta, invece. Mi è venuta l'idea per levare Giorginio. Dovrei mettere Dudek. Con Dudek amo chiusa, eh.
Io preferirei provare sto Xabi Alonso, onestamente, a Jorginho. Cioè, a me piace più questa, onestamente, perché posso provare Xabi Alonso che non riesco mai a incastrarlo da nessuna parte. Porco due. Combo letale, rutto più starnuto, sto a morire. Tattiche personalizzate. 4-3-2-1 giochiamo in game. 4-3-2-1 con Xabi Alonso al centro a difende. Vitigna che attacca un pochetto. Cantona e cerchi che mi vanno bene. Fabio e... questo qui perché si è scambiato? Ok, famo così. Nesta, Tempesta, lo mettite qua. Allora, vai, andiamo. Proviamo sta squadra. Vediamo cerchi che so curioso. Vediamo Walcott. Cantona Prime che... boh, non lo so perché sta a quel prezzo. Cioè, non lo so. Se è giustificato, boh, vediamo un po'. Ammazza squadretta, complimenti. Ah, io sti giorni sto giocando un de merda. Una cosa successiva, tipo, non so se so io o il gameplay. Ah, che poi tra l'altro volete sapere quanto ho fatto? Ho fatto pure la UL sul secondo account, raga. Ho fatto 19-1. Ho perso la 20ª contro un bot. Molto bello. La squadra sul secondo infatti spigne proprio. Vai Eric, pum. Ma lo stavamo per fa. E qua non sbaglia KDB. Mamma che fette Walcott. Sono uscito male. Sono uscito male male. Ma dove va Dudek? Stiamo sotto un treno, ragazzi. Dudek, ma sei una sedia, oh! Qui c'è puzza di Istanbul dentro sta squadra. Dai, 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 se poi ripia, fidatevi. Olè! Mamma mia, questa era un'altra cosa, non c'è sta onesta. Ma dov'è Guay, porco Dio? Centrocampo pure Pippo e Paperino. Sì, ho visto il terremoto, ragazzi. Greve, veramente greve. Quando si incazza il pianeta, porco due, c'è poco, non c'è Cristo che tenga, comunque. Le cose più paurose, secondo me, sono le catastrofe naturali. Cioè, le catastrofe... quelle robe inevitabili. Cioè, inevitabili, proprio... Bello, dai che la riapriamo, dai che la riapriamo! Cioè, proprio che non puoi fare un cazzo. Greve. Bravo, Tempesta! Oh, pare che corre Nesta, eh? È quello, cerchi. Mamma mia, Walcott! Porco Dio, che schifo! Ah, ragazzo, Walcott sta sotto un treno, sta! 4 tiri, 3 gol, zio cane. Mannaggia, Dudek! Walcott! Porco Dio, rigore, oh! Ammazzane! Dai, regà, su, però, così no, Cristo. Dai, ma che gol di merda è? Bravo, ok. Che piasse in corpo a Dudek, porco Dio. Mi sa che è meglio se metto Batland a 2, regà, cioè, piuttosto che sto coglione. Occhio che ci segna pure. Alzate! Te sta impegna! Un inizio scoraggiante, amici miei, per questa esotica. Non ci siamo proprio. Partiamo con una sconfitta. Donnarumma, Kanji Van Dijk. Ok. Ah, raga, mi sa che siamo entrati nel periodo un po' difficile per fare le esotiche. Le squadre cominciano a essere abbastanza forti. Però non c'è Sergio Ramos. Però c'è Van Dijk. A parata! Dottore di testa. Walcott! C'è! Ah! Bello Fabio! Sta squadra è una merda, sì, è abbastanza una chiavica, frate, però... ci sta, cioè, non potevamo fare sempre le esotiche super vincenti, clamorose. Vola Eric! Come? Ma manca la porta. Walcott. 3D debole. Ya butta. È un Walcott. Oh, ma vi sono piaciuti i sfondi? Cioè, ho visto un bel feedback, cazzo, su Insta e su Twitter.
Ma vi sono piaciuti? Oh, 6.000 download, raga. Porco due. Bello! Oh, questo è un tiro de Cantona, oh. Questo è un tiro de Cantona. Bello, bello. Ok, una sconfitta. E una bella vittoria di 4-1 con un quit. Xabi Alonso! No. Cerchi! Sei una merda, sei. NCSP. Bello, Eric. Bellissimo, ok. Allora, posso dire, dato che vengo venerdì, abbiamo provato Cantona Mid e c'ho il ricordo fresco di Cantona Mid con il Lengthy. A me mi pare comunque più veloce questo. Fallo. Ah, raga, chi è che tira? Vabbè, Eric, 99 di rigore, ma te pare che lo sbaglia. Chi è? Mi dite a che cazzo serve invece 99 di rigore? Vitigna! Bravo! Xabi Alonso, mio fratello! Xabi Alonso! Bello, Eric! Schiaccianti! Schiaccianti! Buono. Anche la terza partita. Due vittorie e due quit. Ti direi, facciamo un'ultima partita per questa esotica, perché comunque abbiamo giocato praticamente una partita sola e l'abbiamo pure persa. Finimo st'esotica, tipo con sta partita. Facile fattura. Eric Cantona, facile fattura. Ah! Fai cerchio. Bella, sai. Bravo, Eric, bello! Cantona! Bello! Bravo, Eric! Certo che abbiamo incontrato Duarte e sto pischello. Duarte e sto pischello abbiamo incontrato. E gli ho dato Duarte tre pere. Ragazzi miei, facciamo un piccolo recap, perché non c'ho voglia di farmi un'altra partita. Me ne stanno a quitta tutta. Abbiamo perso la prima e vabbè. Allora, Dudek è una sedia, piscialo. Vanderson. Boh. Gue. Meh. Mentre invece Tempesta Perfetta. Ammazza. Bello goloso Tempesta Perfetta, ragazzi. Fabio Vieira, non lo so, non l'ho mai visto giocare in campo probabilmente. Vitigna, te dirò, abbastanza discreto. Vitigna abbastanza discreto, il prezzo pure onesto. Te dirò, lui è quello che mi è piaciuto un po' di più. Invece Xabi Alonso, te posso dire la verità, a me mica mi è parso male. È una carta onestissima. Sto cerchi nel grano, 680.000 crediti, ne vale manco se me torturi. Cioè, non mi è parso male. Però secondo me a T no. Cioè, non c'ha la finalizzazione per farla a T. Walcott secondo me può essere buono come sub, però a quel punto te dica la verità, cioè c'hai Gareth Bale. E invece Cantona pure un po' mi è puzzato de merda, devo essere onesto, boh. A Cantona va vattene a fanculo, va. Ah, regà, stesotica, voto. 6 più. Pieno.